grazie a tutti. Non è facile assistere al proprio percorso di beatificazione in vita, quindi sono stato fortunato. Sempre dipendente del Vaticano, certo. Ancora una destra, sono stato fortunato. Beato per ora. Vabbè, io ringrazio ovviamente per le belle parole tutti quanti per la presenza. Rosario ha avuto la capacità di dire cose con affetto ma anche con tono imperioso, cioè vi ha messi tutti quanti a lavorare, quindi non ci sono vie di mezzo. Abbiamo mobilitato ormai tutta quanta la platea dei presenti per diciamo, contribuire a quel lavoro che dobbiamo fare in queste ultime tre settimane. Io voglio dire solo poche cose, perché come mi pare evidente di capire qui diciamo, non è solo la politica che ci lega ma anche l'amicizia, ci sono rapporti veramente di una vita vissuta assieme un po' su tante frontiere, su tanti fronti, quindi non è necessario motivarvi, diciamo, con quella retorica anche che appartiene un po' alla politica, però credo che alcune cose vadano chiarite perché poi tutti quanti si sia consapevoli della sfida che stiamo per affrontare come momento finale l'elezione. Il comune è per noi diciamo, la ragione di un impegno politico nel posto dove le cose possono succedere, cioè nella nostra città, nel momento in cui oggi è data a noi la possibilità di farle queste cose. Non è sempre stato così, spesso il comune era il punto residuale delle battaglie politiche, era l'ultimo fronte. Oggi invece, per via di come sono cambiate le leggi, per via di come è diventato diretto il rapporto con i cittadini e per via della sofferenza e delle difficoltà che le persone vivono, oggi il comune è il vero presidio dove si fa politica ed è il vero e unico strumento attraverso il quale si può garantire la libertà alle persone, si può garantire la sopravvivenza quando questa sopravvivenza non si può procacciare con mezzi autonomi, dove si può garantire la giustizia. Se voi vedete, queste tre cose sono la sfida della politica ed ecco perché noi non possiamo esimerci da ragionare oggi di come vorremmo il comune per i prossimi 5 anni. Ognuno di noi, soprattutto quelli che già fanno politica, ha avuto l'opportunità di lavorare per la propria terra. Io ho fatto molti percorsi in vari enti, che sia il comune, la provincia, la regione, però credo che la politica si debba oggi giocare nel posto dove, come ho detto prima, possono veramente succedere quegli avvenimenti che cambiano il senso di una comunità. Per me oggi lavorare per il comune significa poter lavorare per gli ultimi, significa poter lavorare per quelle persone che non hanno avuto la fortuna di poter autonomamente essere in grado di procacciare il proprio sostentamento, per quelle persone che hanno avuto semmai dalla vita la necessità di combattere con delle sfide grandi, con quelli che hanno nella famiglia i portatori di handicap. Se noi non salvaguardiamo l'integrità del comune, la moralità del comune, l'eguaglianza di tutti i cittadini davanti all'istituzione, noi oggi non facciamo un torto a chi si può permettere cure private o università private o scuole, quelle semmai con i professori di miglior, diciamo, a pagamento, ovviamente i professori migliori. Noi facciamo un torto a quelle persone per i quali la politica deve avere un senso, per i quali la politica deve essere il motore che cambia la vita. Allora, il comune prima di tutto, il comune anche lasciando la regione, anche lasciando un ruolo importante come quello che io oggi spesso, non tutto per merito mio, esercito. Allora, perché il comune è per noi questo elemento che farà la differenza? Non solo per una enunciazione di principio, il comune nei prossimi anni sarà quell'organo istituzionale che deciderà e delibererà quelle che dovranno essere le vie dello sviluppo di questa città. Il comune sarà, per via della nuova modalità di attuazione dei piani comunitari e quindi dell'utilizzazione dei fondi comunitari, quello strumento che consentirà di indirizzare le risorse, e su questo noi ci dovremo confrontare, noi su questo dovremo ragionare, perché questa opportunità di avere risorse dall'Europa, di avere risorse dalla regione, non è un dato ora e per sempre, non è un dato acquisito, è un dato per il quale noi dobbiamo essere consapevoli che c'è un arco di tempo entro il quale andranno utilizzate, ci sono delle modalità con le quali andranno utilizzate, ci sono delle opportunità che oggi si concretizzano e dopo non ci saranno.
Per noi la prossima consiliatura è determinante perché sarà l'ultima all'interno della quale noi avremo la possibilità di appartenere ancora ad un'area privilegiata, cioè quella di coloro i quali beneficiano di diverse centinaia di milioni di euro, di miliardi di euro. La provincia di Foggia ha avuto, come ho avuto modo di dire, 780 milioni di euro fino ad oggi, ne riceverà oltre 200 nei prossimi due anni a conclusione dei residui di utilizzo dei fondi. Ebbene, io sfido e invito voi a fare una valutazione di che impatto abbiano avuto oggi questi soldi. La Regione ha speso, quale attore principale, anche economico, quasi 1.000 milioni, eppure noi non siamo in grado di individuare quelle opere che abbiano fatto fare a noi il salto di qualità. Questa cosa non può ripetersi, perché qual è stata la logica che ha animato l'utilizzo dei fondi? Dare un po' per uno a tutti, guardare tutto come se fosse più o meno parte dello sviluppo, non scegliere mai ciò che effettivamente costituiva punto di eccellenza, per mantenere equilibri spesso di partito e politici che nulla hanno a che fare con la vita delle persone, che nulla hanno a che fare con lo sviluppo delle comunità. Noi avremmo potuto essere, e dico semplicemente, faccio un esempio senza voler neanche riferirmi in particolare a qualcuno che ha fatto politica e continua a farla, però noi avremmo avuto alla Incoronata, a Foggia, l'opportunità di costruire un interporto con all'interno un incubatore d'impresa che potesse essere il punto di scambio tra la via stradale e la via ferroviaria, che potesse essere un'opportunità. Bene, questo interporto è a Cerignola oggi, perché probabilmente alcuni assessori del tempo nel quale furono pianificate queste opere erano di quei posti lì. Allora, questa politica per la quale ciascuno premia il proprio territorio senza un criterio, ciascuno fa della politica lo strumento per affermare il proprio ruolo, ciascuno pensa che si possa immaginare uno sviluppo diffuso senza dover invece scegliere ciò che è prioritario e ciò che non è, è un tempo finito. Noi non abbiamo più questa possibilità. I partiti sono finiti quando hanno perso le due funzioni essenziali: uno, quello di scegliere la classe dirigente, listini bloccati in Parlamento, persone cooptate nei ruoli più importanti; secondo, quando hanno smesso di programmare, quando hanno smesso di costruire una visione del futuro. Allora noi oggi siamo nella condizione di poter avvantaggiarsi di queste difficoltà che i partiti hanno, però dobbiamo convogliare tutta l'energia su un'istituzione fondamentale come quella che dicevo prima. La battaglia del comune non è la battaglia a chi ha più voti a Foggia, ma è chi governa meglio. Non è la battaglia a chi ha più persone a cui promettere qualcosa, ma è la battaglia a chi guarda il futuro con una logica compatibile con lo sviluppo regionale, con lo sviluppo nazionale. Raccontare di una città che vive come se fosse un conflitto calcistico il rapporto con Bari, raccontare di una città che vive il tradimento dello sviluppo come se questo fosse ad opera di qualcun altro, è un falso storico. I foggiani e la classe dirigente di Foggia ha tradito, non per mancanza di missione, per mancanza di capacità di vedere, ma proprio spesso per incapacità da un lato nella programmazione e per una litigiosità che caratterizza tutti i partiti, di tutti gli schieramenti e in tutte le competizioni. Prevale l'egoismo personale, prevale una logica per la quale, dico una cosa banale, il segretario del partito più importante del centrodestra, Franco Landella, che è stato 15 anni in consiglio comunale, di cui 10 come fiero oppositore, per vedersi candidato dal suo schieramento ha dovuto negoziare, aspettare, contrattare, diluire la sua proposta. È un assurdo, al di là del giudizio che io possa dare di quella offerta politica, e ovviamente salvando il rapporto personale. C'è qualcuno che... Bambina. E ovviamente salvando il rapporto personale che non è in discussione, per me è paradossale che non si riesca a stabilire che in politica l'altruismo è anche saper passare il testimone, saper crescere una classe dirigente, saper formare una classe dirigente a quelle che sono le sfide del futuro. Allora, oggi noi abbiamo l'occasione per la prima volta in questa città di fare qualcosa di differente, qualcosa che sia realmente diverso, perché siamo liberi dal condizionamento dei partiti. Abbiamo preso atto delle impossibilità di militare in questi partiti e scientificamente, deliberatamente e con orgoglio abbiamo abbandonato quelle storie. Io non mi pento di aver lasciato il PDL di Raffaele Fitto, non mi pento di aver lasciato il PDL all'esito di una
vicenda congressuale non del tutto partecipata nei modi che io ritenevo utili, non mi pento di aver accolto all'interno della nostra proposta gente che viene da culture diverse dalla mia, non credo che esista oggi un modo per dimostrare l'amore per la propria città che possa andare oltre rispetto a quello che noi oggi abbiamo immaginato. Abbiamo lasciato l'approdo sicuro, abbiamo lasciato anche le referenze che potevano garantirci i percorsi politici e ci siamo messi in discussione con il metodo più complicato che potesse esistere, dicendo di no a un centrosinistra che con grande correttezza e disponibilità aveva offerto a me la candidatura, dicendo di no alla volontà di spaccare il centrodestra, dicendo di sì ai cittadini che pensano veramente di cambiare questa città. Se questa cosa, nella nostra città non è maggioritaria come idea, io sono disponibile a non essere il candidato sindaco, ma sono felice di aver offerto una proposta alle persone di buona volontà. Io non ho il problema di vincere le elezioni, che pure con strategie che mediamente attuano sia gli amici del PDL che alcuni amici che militano altrove, ero in grado di potermi assicurare una buona rendita di partenza, un buon punto di approdo e quasi sicuramente la vittoria. Il mio problema non è vincere, il mio problema, il mio timore è quello di governare bene, di essere all'altezza delle aspettative. Tutti i sindaci che abbiamo criticato negli anni avevano vinto le elezioni. A tutti quei sindaci è parso il giorno della vittoria elettorale di aver vissuto un giorno da leoni. Ebbene, sistematicamente tutti i nostri sindaci hanno smesso la propria carriera politica, pro tempore ovviamente, perché a tutti è data una chance e sicuramente molti sapranno rifarsi, però tutti quanti al momento del giudizio sul proprio operato si sono trovati a scontrarsi con un giudizio negativo, perché pur avendo vinto le elezioni, quelle strutture non erano attrezzate per il governo, che è giusto il contrario del dire di sì a tutti come si fa in campagna elettorale, dell'accogliere tutti a tutti i costi, del far finta che poi alla fine si possa sempre trovare un punto di mediazione. Oggi non è più il tempo delle mediazioni, noi abbiamo la necessità di assumere decisioni vitali per questa città, abbiamo un piano di rientro che è stato negoziato, che vale 160 milioni, che va portato a buon fine nei prossimi 10 anni, abbiamo 3 società, anche 4 società partecipate con AM Service, che sono o la nostra ricchezza o il nostro baratro. Dovremo scegliere per queste società il meglio delle politiche aziendali. Non può essere la politica a pensare di condizionare gli esiti di quelle che devono essere invece decisioni, tutte quante improntate alla economicità dei servizi. Dobbiamo uscire dalla logica che il comune sia quel posto dove con la politica si può derogare alle norme, si può derogare alle prassi, si può derogare alle cose che invece sono previste dall'istituzione democratica, quindi dalla nostra civile convivenza. Il comune deve essere un posto veramente santo per le persone, cioè noi dovremmo dare l'esempio che si può anche a Foggia avere un'amministrazione di un livello adeguato. Io non penso che Salerno, che ha avuto una rivoluzione e che ha avuto anche un sindaco molto particolare, sia più qualificato o attrezzata di noi. Non penso che la Puglia ci debba per forza necessariamente vedere ultimi, quando Foggia ha tutte le carte in regola per essere centrale nelle chiavi dello sviluppo anche regionali. Si tratta di fare delle scelte e di farle oggi. Allora, se questa proposta è nei termini come io l'ho posta, io non credo che oggi il problema sia il mio o quello di Rosario. Noi abbiamo testimoniato col nostro impegno che siamo disponibili a rinunciare a noi stessi, se vogliamo dire così, pur di dare un punto a cui aggrapparsi, un punto da cui ripartire. Se questa cosa verrà accolta, bene, se non verrà accolta noi avremo per certi versi pagato quel prezzo che dobbiamo a una città che ci ha sempre voluti bene, che ci ha sempre votati, che ci ha sempre eletti. Oggi però si tratta di fare un salto culturale, un passaggio in più, che sia fondato sulla competenza, che sia fondato sulla tecnica, che sia fondato sulla conoscenza, che sia fondato anche sull'intelligenza di guardare altrove, dove riescono a fare a parità di condizioni cose in maniera molto migliore rispetto a noi, cose molto più semplici rispetto a quelle che immaginiamo noi, cose che comunque garantiscano che avanti al comune siamo tutti quanti uguali, e siamo uguali tutti gli imprenditori, sono uguali tutti i dipendenti, sono uguali tutti quelli che devono fare la fila per avere il certificato.
Questo è l'obiettivo, questo è il motivo per cui noi oggi siamo qui e per cui Rosario vi ha catechizzati, vi ha imposti di fare questi 21 giorni lavorando veramente con grandissimo impegno. Io ringrazio il Presidente Stallone perché è spesso facile parlare e molto difficile dare l'esempio. E quando troviamo quelle persone che riescono contemporaneamente a parlare avendo già dato l'esempio, noi dobbiamo tenerle in un pantheon, in un posto dove ci sono quelli che hanno fatto la storia di Foggia, perché poi dobbiamo anche riconoscere che non è tutto negativo quello che è stato fatto dalle nostre parti e non tutte le persone impegnate in politica, anche a destra e a sinistra, sono poi persone da immaginare meno adeguate rispetto a quelle candidate da noi. Diciamo, la nostra forza è forse in questo momento di avere un po' quella razionalità e quel distacco pure dalla campagna elettorale che ci consente di guardare la realtà con attenzione, ci consente di puntare su quei rapporti umani e professionali che possano fare realmente la differenza e ci consente di aver un po' abbandonato quel sano egoismo e quella sana ambizione che deve animare tutti quelli che fanno politica in funzione di uno sforzo collettivo. Questa è la proposta che noi facciamo oggi e spero che di questa proposta vi facciate carico tutti quanti, perché ribadisco e chiudo in questa maniera, io posso mettere a disposizione me stesso, il mio tempo, le mie amicizie, le mie conoscenze, ma non posso certo costringere tutti i cittadini a sentirsi un tutt'uno su questa idea. Oggi spetta molto anche a voi che state da quell'altra parte cogliere la sfida, farvene carico ed essere voi attori principali. Diversamente credo che nessuna ipotesi di lavoro per il Comune avrà quel rango e quella qualità che invece il Comune di Foggia finalmente a mio avviso merita. Su questo vi invito a riflettere con grande attenzione e con grande serenità, perché non è obbligatorio per nessuno e non è soprattutto a tutti i costi che ci si stia proponendo per vincere, però credo che un'occasione come questa e la possibilità di cambiare Foggia non possa capitare più e forse a nessuno. Questo è quello che io mi sento veramente col cuore di rassegnare a voi, nella speranza di fare un servizio e di vedere persone come Rosario in Consiglio Comunale finalmente ad operare, a ragionare, non sulle strategie, ma sulle cose belle che si possono realizzare. Auguri a tutti e forza forza, viva forza!